Se la canzone che avete appena sentito vi è piaciuta, forse vi piacerà anche il gioco di cui tratterò. Di giochi sulla simulazione e di guida ce ne sono stati molti, sia capolavori come Gran Turismo che Forza Horizon, che altri giochi come Flop. Ma tra questi due colossi, a parer mio, se ne nasconde un terzo, volete sapere quale? Beh, facile leggere il titolo della video recensione, ma lo dico comunque. Sto parlando del famigerato Dirt 3 uscito nell'oramai lontano 2011, ma che però lo scorso anno si è ripresentato con la Complete Edition, ovvero la raccolta di tutti i DLC sfornati sinora su questo bel gioco. Volete sapere cosa contiene questo fantastico gioco? Bene, cominciamo col dire che come già annunciato è uscito nel 2011, tanti potrebbero trovarlo vecchio visti i suoi due anni, ma si sbagliano, Dirt 3, sviluppato e distribuito dalla Codemaster, famoso anche per Grind. Joker's Drive e Operazione Flashpoint si presenta con una grafica dall'altezza dei giochi 2012-2013, con paesaggio mozzafiato, una buona fisica dei danni, un eccezionale dettaglio dei veicoli nonché delle meccaniche di guida, eccezionale ma con un piccolo difetto, intelligenza artificiale ma calibrata. Il gioco si presenta con un menu molto accattivante dove potete scegliere se affrontare subito il Tour Dirt, il multigiocatore, sia online che offline per due persone, una modalità singola per potervi sfidare voi stessi con prove a tempo o gare normali, ed infine modificare le opzioni e il vostro profilo online. Parlando brevemente del componente online, presenta le stesse meccaniche di gioco del Tour Dirt offline, con la differenza che avrete eh, contro dei veri avversari umani. Dunque, quando qualcuno vi verrà addosso, occhio a fare il dito medio. Nel menu troverete come poter modificare le difficoltà di gioco, di guida e dell'elasticità dei danni, da niente danni ai danni solo fisici ai danni fisici e meccanici. Tornando al discorso del Tour D'Irte, che è la modalità principale di questo gi fantastico gioco, è davvero molto, ma molto, ma molto lunga da finire. E anche se la finirete, la rigiocabilità è assicurata. Sì, perché avete ben 6 modalità di gioco, ovvero Rally, Rally Cross, Head to Head... 3 Blaze, Ginkama e Land Rush. Scusate la mia pronuncia. Ovviamente il rally di cui parlo è il classico stile di gioco che bisognerà fare da un checkpoint all'altro nel minor tempo possibile. Il rally cross è una sorta di rally ma in un circuito chiuso e con veicoli avversari che anziché fare il miglior tempo dovrete solo arrivare primi. Head to Head è il famoso Testa a Testa dove in un circuito è intreccio, ovvero due strade parallele ma differenti, una volta fatto il proprio giro, vi troverete a svolgere il percorso che ha fatto poco prima il vostro avversario, cercando di arrivare per primi. La ginkama è l'oramai famoso drift, ovvero dovete fare acrobazie in una de determinata zona, facendo dei 360 ai drift fino a passare driftando sotto un rimorchio. L'entrash non è niente poco di meno che il rallycross gareggiato da buggy e gipponi. Infine troviamo tre Blazer, la modalità nuova, se si vuol dire così, più veloce avremo a disposizione auto da oltre 800 cavalli enormi e come nei rally bisognerà fare checkpoint e dare gas per arrivare nel miglior tempo possibile un esempio per farvi capire quanto sia divertente anche rigiocare i campionati già fatti è il fattore auto ovvero se ad esempio farete un rally potrete scegliere ben 9 categorie di macchine che variano dalle pro le ultime che si vedono nei giorni nostri fino alle categorie anni 90, 80, 70 e 60 Alcune di queste solo se avrete la complete edition, che oltre a queste auto vi fornirà anche il famosissimo tracciato di Monte Carlo. Tutto questo forse non vi basta? Bene, Codemaster vi accontenta che oltre al multiplayer avrete delle sottocategorie dove dovrete fare altre gare specializzate in alcune categorie come rally, rally cross, eccetera, con gare più belle e più difficili. Oppure potrete divertirvi a fare le 80 missioni della DC Compound ovvero un open world esplorabile dove potrete dar libero sfogo alle vostre derapate e magari clip, con missioni tipo driftare intorno ai pali o trovare dei loghi delle DC nascosti, fino a delle missioni speciali come saltare, derapare, fare dei 360 per un totale di 4 minuti. Ah già, le clip che dimenticavo prima, che dicevo prima scusate, per chi non lo sapesse magari, non sa di cosa parlavo, ebbene questo gioco ha la funzione di registrare online? Sì. Avete capito bene? Potrete registrare una clip di un massimo un minuto e caricarla direttamente sul vostro canale e si vedranno in ottima qualità. Che dire? Un'ottima cosa per dei giovani youtuber. Nella complete edition troverete il DLC Fango e Coraggio, Potere e Gloria, due nuovi tracciati e tre esclusive auto come la Mini Cooper Ginkama, la macchina dedicata a Colin McCrayne, ormai morto, e una macchina dedicata a Ken Block che vi farà da insegnate su questo gioco. Bene, questo era Dirt 3. Per chi lo conosceva, già magari riaffiorano dei bei vecchi ricordi. Per chi ancora non lo aveva conosciuto, spero di aver reso una buona idea di che gioco magnifico sia. In breve, un gioco che per la modica cifra di 30-40€, dipende da dove lo trovate nuovo, diverte per molto tempo. Poche volte annoia per gli stessi eventi di fila con la stessa circuito, una grafica bellissima contando del 2011 e la l'elasticità dei danni davvero eccezionale che per chi è in cerca di un gioco divertente e longevo farà il caso suo. Come potrete leggere in giro, ma anche sulla copertina stessa, questo gioco è stato molto valutato bene, come Play Generation con un voto di 9.3, Gamer Republic con un 9 su 10, Eurogamer 9 su 10, ed infine PS Mania anch'esso con un voto di 9 su 10. Sembrerà che io copio, ma anche per me il voto è di 9 su 10 perché se non fosse per la IA mal calibrata, la quantità di circuiti ripetuti nello stesso evento ed una mancanza secondo me delle modifiche del pilota o della macchina stessa da poter personalizzare a piacimento, risulta un bellissimo gioco. Subito dopo il resto delle caratteristiche di questo gioco. Grazie per averci visto e gentilmente lasciate un mi piace per farmi capire che queste video recensioni con cui ci metto tanto impegno siano di vostro gradimento e se vi va lasciate un commento di cosa ve ne pare di questo gioco. Grazie ancora e alla prossima video recensione!